Sensibilizzare la cittadinanza nei confronti della diversità, in particolare alla disabilità visiva, promuovendo al contempo la cultura dell'accoglienza e del rispetto dell'altro. Con questo intento la sezione nissena della UICI, l'Unione Italiana Ciechi e Tipovedenti e il Rotaract Club di Caltanissetta hanno voluto promuovere, in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità, celebrata lo scorso 3 dicembre, un incontro volto ad approfondire la tematica, con particolare riferimento all'inclusione degli alunni disabili nelle scuole e ai percorsi di integrazione nella disabilità visiva. Inaugurato per l'occasione anche il presepe buio. Oggi facciamo un dibattito sulle barriere che ci sono ancora oggi per quanto riguarda i bambini che affrontano giornalmente nelle scuole e che noi cerchiamo di arrivare e lì dare una mano dove serve. Poi con il Rotaract abbiamo un nostro volontario del servizio civile che ha fatto questo percorso, è diventato presidente dei Rotaract, Andrea Gucciardi, è venuta l'idea di creare delle mappe turistiche per non vedenti e poi fare il presepe al buio. Quindi questo presepe al buio si può venire a visitare tutti i giorni dalle 9 fino alle 13 e il pomeriggio dalle 15. Fino alle 19. La normativa scolastica è già ampiamente orientata a tutelare i disabili e quindi l'ufficio scolastico provinciale, l'ex provveditorato, non può evidentemente esimersi, anzi deve spingere in questa direzione cooperando con tutti gli attori del territorio, tra cui l'Unione di cui siamo ospiti, sicuramente il Rotaract, il nostro GLIP che è molto operativo per suggerire interventi a livello territoriale. Penso che sia fondamentale la riunione di oggi, che vuole far prendere coscienza, secondo me, ai normodotati che il mondo, visto dal punto di vista del disabile, evidentemente è un mondo pieno di ostacoli da superare.